Vai ragazzi, partiamo col gameplay numero 5, speriamo che non si riblocchi come prima che vado a prendere la tuta. Meno male che fa ripartire da qui, speriamo che non arriva in crash. Ha fatto andare in crash la console, ragazzi, la PS4, quindi vediamo un po' se questa volta ci va bene. Vediamo un po'. Si riparte da qui, ragazzacci. Dai, non ti bloccare, ti prego, perché dai. Ok, vabbè, c'era stato un piccolo bug, dai, va bene così. Ullala, che tuta ragazzi, spettacolo! Beh, signor Wayne, lasci che le spieghi. Gli Tuta di strati Batman interni ed vuoto. esterni della tuta hanno una copertura in titanio a trama tripla, ma il tutto diventa interessante tra uno strato e l'altro. Il fluido magneto-reologico della Wayne Tech si irrigidisce all'impatto, assorbendo i colpi e consentendole di contrattaccare con agio e maggiore forza. La corazza liquida è anche di quelle in fibre a cui è abituato. Con tutta questa manovrabilità riuscirà a colpire avversari multipli in rapida successione. La tuta è compatibile anche con il meccanismo di eiezione della Batmobile. Balzerà fuori come un proiettile da un mitragliatore. A tal proposito, il nuovo spararampino la lancerà in aria altrettanto velocemente. Niente paura, signor Wayne, la tuta può assorbire i G. Come si trova, signor Ok Wayne? ragazzi, Ho cosa devo attivato i fare programmi di adesso? addestramento RA se vuole fare qualche controllo oppure esercitarsi. Ma no ragazzi, senza che facciamo l'addestramento, andiamo direttamente. Tre uomini Cosa mi armati, devo uno stealth. addestrare? Su, È andiamo e ora di basta. testare questa tuta. Che cosa diavolo era? Chiamerai rinforzi? Che cosa succede? Zitto! Sta cercando di farci uscire. Entra nella grata, vai, così. La nuova Vai, tuta è più così. flessibile e reattiva. Ottimo ragazzi, ottimo così, vai. Aiuto! Chi è che parla qui? Vediamo un po' la modalità detective. Ragazzi, sono rimasto infastidito che già c'è stato un Aiuto! crash qui nel gioco, è Prima di veramente. attivare l'antenna devo aiutare l'ostaggio. Eccolo qui l'ostaggio, ragazzi. Ok. Ti prego, slegami! Magari possiamo salvarlo. Troviamo la posizione giusta qui, Cavolo, ragazzi. gli Pian avevano detto che piano. eri veloce, ma Pian abbattere tre pianino. uomini armati così è incredibile! Ora sei al sicuro. Manderò qualcuno a prenderti. Grazie. Dimmi che troverai quel bastardo. Quel figlio di puttana è da rinchiudere. Fantastico, fantastico ragazzi. Oracle, ho collegato la plinca all'antenna a microonde. Perfetto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia. Manderanno qualcuno a prelevare l'ostaggio. Dai, dai, connettiti. Ah, adoro la tuta. Ok, entrambe le torri sono operative. Cerchiamo lo spaventapasseri. Beh, cerchiamo lo spaventapasseri. Dov'è lo spaventapasseri, ragazzi? Indovinate? Io non lo so dov'è. Io non lo so, ragazzi. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio e a microonde in tutta Gotham. Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Ok, cosa devo fare? Quindi devo direzionare così?
Ruota ricevitore radio e ruota ricevitore, ok. Vediamo un po'. Bisogna capire solo come funziona adesso qui. Qui ci vuole un po' di culo, ragazzi, ci vuole veramente un po' di culo, eh. Perché ora bisogna capire il sistema, eh sì. Allora vediamo un po' qui. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventapasseri produce la tossina. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile. Ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. Vai, trofeo sbloccato, ragazzi. Attenzione. Ullala, sono 1500, un chilometro e mezzo, diciamo. Che dite, ragazzi? Arriveremo con questo gameplay? Che dite? Qui mi arrampico, eh. Una bella cifretta. Comunque un amico mi ha consigliato un chirurgo. Dice che può rendermi perfetto. Spero sia bravo. Ci vuole un vero artista per sistemare una faccia così. Se lo dici tu, io non mi fiderei più di tanto, comunque. Vai, Batman, tuffati, tuffati alla grande. Sono il bat impacciato, però vado un po' meglio, ragazzi, dite la verità. Così va meglio. Dite la verità che sto andando un po' meglio. Ok, dai che si corre. Dai che si corre. Vado veramente alla grande, ragazzacci. Vado alla grande. Allo stato Bradenji. Il Bat Bradenji. Non mi metto con Crane, io. Vado qui, ragazzi, che dite? Attraverso qui. Metà delle volte almeno. Ma che bello, vai, che bello, vai, andiamo Batman, andiamo. Ullala, come si arrampica, come si arrampica, ragazzi. Dove vado, ragazzi? Vado qui? Mi tuffo, mi tuffo, mi tuffo. Ullala. Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde, la struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri. Ma che diavolo? Forza, andiamo! Avanti, via, via, via! Al riparo! Vecchio. Nella morte non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalla Ace Chemicals. Avrai la tua vendetta. Finisce tutto stanotte. Amico tuo? Sta qui e andrò a scoprirlo.
Allora ragazzi, vedo un attimo come sono messo col gameplay, eh. Vabbè, dai, siamo sui 10 minuti, si può continuare un altro po', eh sì. Guardate Batman come si arrampica, oh, guardatelo. Oracle, chiunque sia, ha radunato un esercito. Mi serve un nome. Abbiamo delle informazioni da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano quello stesso simbolo. Abbiamo solo delle ipotesi su chi li comandasse. Le varie fonti concordano solo sul suo nome. Il Cavaliere di Arkham. Il Cavaliere di Arkham? Decretta le comunicazioni. Devo sapere cosa tramano. C'è dell'altro? Degli operai della Ace Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare lo spaventapasseri e la sua bomba. Devo trovarli. Ogni operaio avrà un suo chip identificativo. Accedendo all'archivio del personale potrò rintracciarli. C'è un terminale della sorveglianza in una cabina vicino a te. Prova lì. Allora ragazzi, modalità di sono 5 soldati, okay. Ognuno armato e pericoloso. Prima di poter accedere al terminale, dovrò eliminarli tutti. Ascoltate! Lo spaventapasseri dice che la reazione è quasi completa. L'evacuazione finale della struttura inizierà tra... Vado qui? Minuti. È iniziato allora. Così sembrerebbe. Questa è la parte che adoro. L'assalto a sorpresa. Gli elicotteri che arrivano dall'orizzonte e fanno a pezzettini il bersaglio. E allora come mai non sei su uno degli elicotteri? Mi ha fatto male qualcosa che ho mangiato. Cosa faccio qui, ragazzi? Veramente non so cosa fare. Che sfiga. La più grande operazione di sempre. Io sono sotto la pioggia, fuori da una stupida fabbrica, a cercare... Allora, vediamo un po' qui, va. Mi avvicino qui, ragazzi. Potrebbe essere diretto qui. Forse avremo di che divertirci, magari. Vai col multi KO. Ah, ecco qua. Ho sbagliato io, ragazzi, ho sbagliato. Volevo essere un po' più veloce. Vai, fumogeno gettato. E va bene così. Ai 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 ai. Dai, smonta di Batman. È l'ultimo soldato, che dite? Credo di sì, eh. Credo di sì. L'accesso al terminale è sicuro. E vai, eccomi, sono arrivato, sono arrivato. Vediamo se Oracle aveva ragione. Connessione dati attiva, decodifica dati. Qualcuno dovrebbe aggiornare i protocolli di sicurezza. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato posso usare lo scanner per trovare i lavoratori. Ok, ti ho segnato sulla mappa la struttura più alta della zona. Non cadere. Allora ragazzi, io direi che il gameplay numero 5 si può concludere qui, così magari non li facciamo molto lunghi e non vi annoia. Quindi un saluto a tutti al vostro Diablotex, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao banda! Oh, 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 oh.